perfetto, ora ci Oh. siamo. Eccoci. Ok, Via, adesso. Ciao a tutti. ok, ok. Ciao. Okay. Ciao. Tazza, Ciao a calma. tutti. Paolo, sei preparato? C'è la tazza? Io ce l'ho. Ho ricordato anche adesso la tazza. È stata la connessione di Antonio. Sì, il Noi siamo mignone che ha quei bravi distrutto ragazzi tutto. e loro sono quei... Quei cineco. Quei vicini. Con quei bravi ragazzi, delirio, delirio. Ecco, buttano giù la Ce la mettere trasmissione. con la musica, infatti. Sì. Fatelo uscire dalla Manca trasmissione. qualcosa, Fate, manca cioè, musichetta. fate E infatti sì, ora parte, Ecco, bravo. sta caricando. Puntuale. Oddio, incrociamo le Buonasera. dita. Ale, ma il tuo computer c'è qualche problema? Che è tagliato in due. No, ha la mucchina dentro, così ogni tanto mi ricordo di metterla. Questo sì, È grazie. giusto, No, Ok. no. Bene, ragazzi. Ok, bene. Allora, Bene. vittoria Esordio ufficiale. Microchip. Esordio ufficiale degli Avengers. Sì, Esatto. esatto. Avengers Assemble. Esatto. Jacob avrà capito che abbiamo aperto un'altra live. Speriamo. Sì. Si spera. Beh, ora va. Ok. Fategli gli onori di casa, ragazzi. Via, meno male, c'è Ah. Giacomo Tullio. Perfetto. Allora, ragazzi, siamo qui con i ragazzi, o quei bravi ragazzi, colleghi nostri del reparto cinema. Esatto. Abbiamo Paolo, abbiamo Marika e Dulcis in Poi. fondo abbiamo G.J. Chukwuefer, detto anche Ale. G.A. Ale. No, no. No, no, mi dissocio da Mi ogni dissocio. battuta sui pelati. Allora, ragazzi, com'è andata questa notte Buonasera. degli Oscar? Intanto buonasera a tutti, buonasera Buonasera a Jacopo, tutti, buonasera a infatti. Pep Meister, buonasera a Buonasera. Sti che schifo e il che e C28. Ok. Buonasera Will Smith, soprattutto. Buonasera. Se no ci Sicuramente dà si sta qualche guardando. schiaffone, meglio. Sì, Esatto, ecco. ci picchia tutti. No, infatti. No, no, no. Allora, ragazzi, si scherza. Si parlerà più tardi, insomma, di ciò che è successo. No, infatti. E partiamo così. Sensazioni e emozioni da questa notte degli Oscar. Chi inizia? Facciamo Io sono indignato. partire gli ospiti. Facciamo partire gli ospiti, dai. Io sono indignato, sono Ma. ancora troppo a caldo per parlare, quindi lascio più alla razionalità di Paolo, prego. Wow, Vai, mamma Paolo. mia, paraculo. Sono andato in bagno e poi quando ho finito, quando, una volta andato in bagno, poi ho deliberato No. le mie opinioni. Allora, io e Marica siamo reduci della notte degli Oscar, nel senso che l'abbiamo vissuta fino alla fine. E Dura, basta, l'abbiamo però. vista tutta. È stata dura, ma alla fine è un lavoro duro, ma qualcuno doveva pur farlo. L'antico vaso dava portato in salvo, noi l'abbiamo fatto. Esatto. E per Cineco abbiamo seguito la notte degli Oscar. Il prossimo anno chiederemo gli accrediti. La cosa proprio di poco conto, di Sì, spiccio. infatti. Esatto, Direttamente partiamo. Antonio. Partiamo per Farò anticipare la l'America. somma dal mio liberatore. Paolo, non dirle in diretta queste cose, poi ci aggiustiamo in privato. Pep Meister ha scritto, io ho spento prima dello schiaffo, mannaggia. Anch'io, purtroppo anch'io. No! Tra l'altro, penso che in America sia stato un picco di un'impennata di ascolti Vabbè, direi. dopo lo Ma schiaffo. qual era l'ora italiana? Il momento dello schiaffo, ora italiana, qual era? Due qualcosa? Quattro? Cos'era? No, No, perché io sono rimasto, due. io ho resistito fino alle 3. Fino alle Secondo 3 me ce l'ho 4 e fatta. mezza, secondo me 4, Allora intorno alle 4 no. e mezza. 4 e Quattro e mezza mezza 5 meno un tanto, dai. quarto. Dulcis in fondo. Ma conta che è finito alle 5 Però. e Forse sì, forse Ok. 4 Però fa molti qualcosa. dicono che possa essere preparato, ma non penso proprio. Cioè, a parte il rumore No, dello boh, allora io schiaffo, qua, cioè. potentissimo proprio. Quindi, No, ciao, no, no, non è Cotomero. stato preparato. Io Agli invece Oscar sono io, cioè, esistito praticamente solo proprio grazie abbiamo allo schiaffo. fatto È schiaffo. vero. Forse per me potremmo già andarla a vedere su YouTube con la scheda condivisa, in slow motion. Se no, rimandiamo alla Quella fine. slow motion, secondo me è meglio alla fine.
diciamo, per quanto riguarda sensazioni ed emozioni, cioè lì per lì io e Mike non abbiamo capito veramente un cazzo, non lo posso giurare, però la cosa ci ha tenuto svegli un sacco, cioè eravamo molto più svegli dopo lo schiaffone. Sì, ma poi la cosa che ci ha stupito è stato non tanto lo schiaffo, che sembrava veramente finto, ma gli urli quando si è seduto, ha iniziato a urlare e lì con l'ex vincitrice del premio Oscar per 12 anni schiavo dietro, che c'era una faccia un po' tipo, che cazzo sta succedendo? Perché giustamente a primo impatto tutti abbiamo pensato che fosse preparato, sì. Esatto, è uno sketch, insomma. Però ma poi nel momento in cui, come ha detto Paolo, esatto, poi dietro le quinte hanno filmato che insomma Denzel Washington ha preso da parte di Smith, no, non era preparato, no, ma poi esatto, tra l'altro, ma tra l'altro addirittura hanno iniziato a trattare i produttori, i pubblicisti, quelli dell'Academy, per cercare di capire come fare per esperlerlo durante la serata, cioè per non fargli prendere neanche il premio, solo che era troppo complicato, e era un casino, ovviamente. Io sono d'accordo, cioè, meglio così. Basta, ne stiamo già parlando, quindi niente. Esatto. Già bruciando, è andata così. È andata così. Ma Marica, regista preferito? Divaghiamo già. Regista preferito? Mamma mia, che domanda. Chiedo in chat. Abbiamo una chat esigente. Abbiamo una chat esigente, ragazzi. Tossica. Ma io la vedo, esatto, la chat. Soprattutto sui numeri di andare scelta, non lo so. Allora, non Jane Campion di sicuro, che invece ha vinto la regia. Ma no, si conferma il mio amore. No, potere del cane, l'odio, l'ho già detto. Ma poverina, nel senso, solo il potere del cane non ti è piaciuto. Ma quelle montagne, dai, come le inquadrate, dai, bellissime. Ah, dai, ma in quelle montagne... Allora, posso dire una cosa? Almeno in Drive My Car il cane si vede. Il cane, in quel cazzo di potere del cane, non si vede. Cioè, non c'è il cane, ok? Almeno in Drive My Car un cane c'è. Ed è anche bello. Drive My Car... Il sopravvivenza, alla fine. Licorispizza oppure Belfast, ho detto troppo. Ma ti hanno detto regista. Drive My Car. Regista? Non vorrei, ho capito, non vorrei pronunciare, sbagliare qualche pronuncia. Ragazzi, non so se avete comunque. C'è in loop lo schiaffo di Will Smith. Allora, io comunque, insomma, ne parleremo più tardi, insomma, del fatto di Will Smith. Più che altro, insomma, iniziamo a parlare dei premi. Sto dolente, insomma. Io, insomma, tra l'edizione dello scorso anno e questa edizione, non so chi sia stato peggiore. Penso quello dell'anno scorso. Partiamo a livello di categorie, insomma, come vogliamo procedere? Sì, magari appunto un giro di opinioni personali, come stavamo facendo poco fa. Ok, insomma. Io direi di partire, insomma, da una categoria, insomma, a cui sono affezionato da sempre, che è quella come mio film d'animazione. Vabbè, peccato. Io sono messo allora contro le macchine, peccato. Esatto, bravo Tommaso. È Incanto. Com'è questo qui? I Mitchell contro le macchine? Sì, io non l'ho visto. No, a parte che fa ammazzare dal ridere, ma poi ci sono anche delle tematiche molto interessanti sul confronto generazionale tra la vecchia generazione e quella attuale. E poi l'animazione è incredibile, ma perché c'è dietro il team di Spider-Man Un Nuovo Universo, praticamente. I produttori sono Lord e Miller, che ogni cosa che toccano quei due sul settore animazione è oro, praticamente. Spider-Man Un Nuovo Universo, The Lego Movie, appunto questo qui, quindi mi è dispiaciuto molto, anche perché in un certo senso era, non dico rivoluzionario, però comunque portava molta originalità all'animazione.
ha portato, secondo me, ha portato, secondo me, temi, la quale, ad esempio, appunto, la tecnologia nell'uomo, il rapporto degli adulti con la tecnologia, sì, quanto influente la tecnologia, cioè quasi un, diciamo, alla Black Mirror viene trattata, perché, insomma, penso che può parlare senza fare grandi spoiler, quindi se qualcuno vuole vedere. Più o meno com'è la storia? Guarda, ci sono queste apocalisse... Vabbè, scusa Tommaso, dai. Ti lascio la parola. Vai. Vabbè, voglio rubarti la scena, Antonio. No. No, vabbè, ma dai, praticamente, Tommaso, sì, come dicevo prima, è un confronto generazionale. Le diverse chiavi di lettura sulle quali interpretiamo la tecnologia. Per questo è anche interessante, perché non si cade mai nella chiave boomerosa. La tecnologia non è condannata a prescindere, però... dipende sempre dall'uso che se ne fa. Praticamente è la storia di questa ragazzina che vuole fare, sogna di fare la regista, si iscrive praticamente ad un'accademia, ma i genitori sono non contrari, ma comunque molto dispiaciuti, perché questo suo andare di casa rappresenta in un certo senso il distacco dalla famiglia. Lei sta crescendo e quindi di conseguenza... E quindi intraprendono insieme un viaggio per concretizzare la crescita della bambina, e durante questo viaggio succede un apocalisse robot. C'entra niente, però così totalmente a caso, vibes alla fine del mondo di Wright. Sì, esatto. Allora, verissimo, vero. Praticamente è quello. Sì, ed è stupendo, appunto, come dicevo prima, per l'animazione, per tutto, per i temi che si trattano. E poi, appunto, fa ammazzare da ridere. Ci sono delle scene che dico solo per chi l'ha visto, la capra nel canyon, penso capirà. La capra nel canyon. La capra nel canyon. Sono d'accordo, Intanto la allora, io comunque... Come lo ci fa giustamente notare, scherzando, ma non troppo, che in Encanto ci sono troppi non bianchi. No! No! Allora, diciamo che è stata l'insegna del politically correct, come... questi Oscar. Come annata, esatto. Ma andrà sembra peggiorare dal mio punto di vista su questo. No, Paolo mi sta anticipando un discorso interessante ieri sera, che poi ha detto rimandiamo a domani. Forse era riguardo a questo, è possibile? Non lo ricordo. No, Paolo quando mi diceva durante gli Oscar. Non Quando se lo ricordo. Che secondo te dovrebbero prendere una certa piega, in realtà stanno facendo l'opposto, cioè che io ti ho detto stanno facendo l'opposto. Ah no, esatto, non era dal punto di vista politico, ma dal punto di vista artistico o di popolari, cioè artistico popolare, ecco. Come scelta di film, di come scelte di premi, perché diciamo che stanno puntando, ragazzi, ma... e continuano a puntare sulla tradizione, quando probabilmente dovrebbero cercare di dare più spazio anche nelle categorie artistiche, quindi miglior film, miglior regia, al genere. E in questo caso c'è stato due esempi negli ultimi anni di grandi blockbuster d'autore, che è quello verso cui Hollywood sta andando, sì. Solo, quindi Mad Max Fury Road e Dune. Bomba. Stesse nomination, 10, stessi premi vinti, 6, tutti tecnici e nessuno artistico. A parte che Mad Max doveva vincere, e forse Dune non era il film migliore. Mad Max era indubbiamente il film migliore negli ultimi 10 anni, quindi ecco, dovrebbero un pochino, secondo me, cioè il modo migliore per recuperare terreno sul pubblico perso, secondo me, e anche il più veloce, è puntare su film che le persone vedono ma che sono d'autore. E questo è, negli ultimi anni, corrisponde a blockbuster. Allora, vorrei fare, diciamo, un appunto. Allora, prima di cosa vorrei leggere questo commento di YouTube. Lo metto in sovrimenzione. Dice, dovrebbero cambiare il nome del premio in Oscar al miglior film Disney. Questo è vero. fa ridere, perché è vero. È vero. Ma è sempre collegato, diciamo... Esatto, però c'è la Pixar. Allora, dal mio punto di vista, vabbè, la Pixar, insomma, sì, 10 spanne sopra, 10 spanne sopra, DreamWorks comanda, ricordiamo questo. Oltre questo,
cioè, ricordatevi che appunto, cioè, come ha scritto Jacopo, questo è anche il figlio, insomma, del discorso, insomma, che ho preannunciato prima, insomma, del fatto che appunto è all'insegna del politica di codec e andrà sempre a peggiorare come situazione, che sia un bene o male, insomma, non mi esprimo, perché insomma, andremo in, in discorsi, insomma, che non c'entrano molto con lo Oscar. Però ricordatevi, infatti, effettivamente, io no, Paolo non mi ricordo, nemmeno io. Rebli? No. Ah, non è il microfono. Sei mutata, Rebecca. Infatti, Rebecca. No. Sei mutata. Eccoci. In quale emozione? No. Forse... Ha problemi con l'audio. No, attaccate. Adesso? Ora sì, però ho sentito un ritorno. Ok. Ok, ora sì. Ok. Mio Incanto ne ho visto una parte, però poi mi sembrava tipo uguale a tutti gli ultimi cartoni, non so come Coco. Dire. Quindi mi ha un po' passato. Coco, esatto, era uguale, cioè mi sembrava sulla stessa scia, quindi boh. Non mi ha ispirato. Il fatto che un cartone animato comunque della Disney, che mi ha sempre interessato come ambito, perché non guardando manga, non guardando eccetera, l'unica parte di animazione che ho sempre visto è stata quella, e il fatto che non mi abbia spinto a continuarlo già di per sé, insomma, mi aveva lasciato un po' perplessa. Che abbia vinto, boh, non lo so, carino, però non so. No, c'era di meglio assolutamente, anzi, cioè, c'era, hanno scritto pure in chat che, secondo, non mi ricordo chi l'aveva scritto, signore, ben il miglior film d'animazione quest'anno. Però, condivido pienamente, però con Dune. Non... Ma questo è un discorso che faremo più tardi. Ma smetti. Sì, sì. Guarda, no. Alex, dobbiamo ancora confrontare su questa cosa. Comunque, mamma sul film mia, d'animazione, guarda. Io e Alessio siamo, c'è qualcuno? Siamo di parte territorialmente come Liguri. E il nostro cuore è... Ah, Luca, è vero. Legati a Gatti. Anche Luca, sai, anche Luca. No, 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 ragazzi, no, per carità, no, no. No. Come? Io come no? Vi giuro, ragazzi. Ho avuto un odio profondo verso quel cuore di ghiaccio, cioè. Allora, Luca è un film di stereotipi italiani e non dite che non è. È così. Vabbè, non dite, l'ho visto. Ma è Luca. È fatto apposta, cioè, quello. Ma è fastidioso, cioè, è fastidioso sta cosa, cioè, personalmente io non sono il classico italiano che dice, ah, oh, il papatrio, no, no, però, insomma, cioè, veramente, ragazzi, anche il piaciuto. Che per quanto riguarda l'ospitalità ligure, quello non è, però, tipo, quello è il neorealismo. Neorealismo? No, no, oltre l'ospitalità, io parlo proprio dei vari stereotipi, insomma, che vi erano all'interno del film, quelli, insomma, cioè, è ambientato un torneo dove si mangia pasta, cioè, ma raga, è quello ragazzi, è vero, alla fine è ambientato anche in un'epoca dove certe cose le giustifichi, cioè, non è, se fosse stato magari ambientato al giorno d'oggi, vedere la Vespina ancora, ok, però in che sono gli anni 70, anni 60, no, 40, no, questo sì, ma allora qualitativamente, insomma, il film non si può dire nulla. Anzi, ha una bella storia e tutto. Però, insomma, ci sono quelle cose, insomma, che mi hanno fatto un po' storcere il naso, sinceramente, e non me l'hanno fatto apprezzare totalmente, insomma. Secondo me non è stato un capolavoro di come molti osannavano, insomma. Meglio di Incanto. Sì, quello di sicuro, dai. L'importante è che... L'importante, insomma, che sia d'accordo che Incanto meritava di vincere, poi per il resto... E ricordatevi che il miglior film d'animazione che ha vinto l'Oscar è stato Shrek. E su questo possiamo andare avanti. Assolutamente. 100%. Prossima categoria. Ah, vabbè. Cosa? Ah, ok, no. No, Mari, dai. Stavi per sganciare la bomba. No, niente. Io vai. No, nella categoria. È bello, molto bello. Mi è piaciuto molto. Vabbè, poi ne avevo già parlato nell'altra live. Saluto Elena, perché con lei ho fatto una pubblicità a Flea non indifferente, e ci è piaciuto un sacco. Poi non lo so, affronta benissimo il tema del, cioè, parla di immigrazione, di diversità e tutto, ma chiarisce bene quello che è il trauma, la ferita emotiva di
del personaggio che è problematica sia per se stesso che per chi gli sta attorno, e quindi è molto bello. Poi c'è questo oggetto magico che è il tappeto, dove lui si stende mentre l'amico danese gli fa le interviste per fargli ricordare le cose, e è bello, è come se tipo lo portasse nei ricordi, è super bello, ve lo consiglio. Anche l'animazione mi è piaciuta un sacco, e poi alla fine c'è una cosa che tipo stiamo ai saluti speciali. No comunque vorrei, quindi consigli. Via. Consiglio, sì. Comunque, sì. Nel 2003 l'Oscar al miglior film d'animazione è stato la Città Incantata di Miyazaki. Io dico, me, bellissimo, lo butto bellissimo. Lì, meglio. Allora, niente da dire, anche su Città Incantata. Ragazzi, cioè, giusto per capire il livello che tra l'altro l'anno di Shrek c'era nominato un film più bello. D'animazione? Cosa? Davvero? Cosa sì. Ancora, ragazzi. Miglior film della storia del cinema. Vero, però... non lo so, Shrek... Ma allora, grazie, amico, che figo il poster dello squalo, grazie. Una cultura mimetica anche, per me è rilevante, quindi Shrek nel cuore. Assolutamente. Intanto hai sganciato questa bomba, Paolo, la chat è impazzita. E io voglio fare il cinefilone nell'era dell'internet, se non lo faccio quando c'è l'occasione... No, comunque c'è più che volentieri, l'entusiasmo è okay. Comprensibile. Andiamo in casa nostra, in Italia. Il miglior film straniero, e questa fa male, ragazzi, questa fa male. Però è stata la mano di Dio, dici che non è andata. Napoli piange. Il lutto, scuola chiusa a Napoli. Saluto a amici di Napoli. È stata la mano di Dio. Paolo un pazzo. Commentata. Hanno dovuto creare un Oscar per premiare Shrek. Anche questo è vero. Io all'inizio per Sorrentino ero super fomentata per È stata la mano di Dio. Poi l'ho elaborato nel tempo. Non so come dire. Non so, penso succeda a tutti rielaborare dopo un po'. E non lo so, l'ho rivalutato un po' in negativo. Onestamente non mi aspettavo vincesse. Ci speri, perché sai, italiano, carino, alla fine. Però no. Non so come dire. Ha vinto poi... Non ha vinto, Rebecca, non ha vinto. Rebecca, ma ha colpito emotivamente? Cioè, mi aveva colpito per lo spaccato sociale, per il contesto mi piace questa parte. Che era una Napoli vera, mi era piaciuto, e che ancora così in parte, quando guardano tutti la partita dai balconi, mi era piaciuto questo aspetto che un po' si riprende, non lo so, era molto realistico, e quindi poteva, diciamo, il film puntava su questo e sulla storia strappalacrime chiaramente dello stesso, però non mi aspettavo vincesse, infatti non ha vinto, nel senso mi si è confermata la tesi, ecco. Drive My Car però allora, non riesco a trovare da nessuna parte. Secondo me è veramente troppo napoletano, cioè Sorrentino è troppo napoletano. Troppo napoletano? No. Paolo, perché è un difetto essere troppo napoletano, Paolo? No, è un problema. Insomma, guardi il film e non ti trovi più il portafoglio in tasca alla fine. Ho il telefono con la marica a dicembre della scorsa. Ah, sì, esatto, come a dicembre. È un gioco. Tra l'altro, cioè, poi abbiamo visto parte... Ah, è vero, esatto, sì. Vale. Quando parte Pino Daniele alla fine, cioè, se non sei italiano, secondo me perdi il 50% del finale. No, dai. Allora, perché... Oh, sì, Marica, non dai, un po' di... No, forse questo no. Cioè, allora, sì, sono d'accordo. No, secondo me c'è l'effetto... No, dai. Però anche un film... Allora, ragazzi, sono d'accordo. Alla fine, quindi... Cioè, sono d'accordo perché... Esatto, quello... Cioè, nel senso... è la storia di Sorrentino. Esatto, quindi... Era inevitabile. È molto bello. Però da italiani, perché ti porta in un contesto, come ha detto Rebecca, come ha annunciato pure Paolo, ti porta in un contesto italiano di una Napoli nei anni di Maradona, e insomma, ma in realtà gli americani impazziscono per queste cose.
vanno fuori di testa. Però Ale, non, in America cioè, quello che ha voluto dire Maradona per Napoli è quello, cioè, è un film molto molto mediterraneo. Ma... e cioè, può essere piace un sacco perché è esotico. Però quando deve vuole emozionare, emoziona molto meno gli americani di quanto fa. Questo sono d'accordo. A noi. E questo, diciamo che... se poi sei contro un film che invece viene spinto un sacco, che ha avuto un grande buzz, passaparola come Drive My Car, che è tutt'altra cosa, però quello non deve emozionare, è molto più universale, nonostante sia, per quanto riguarda lo stile, un film profondamente giapponese, allora perdi. Allora, no, Sorrentino è bravo, piccola parentesi, cioè parla a più a pubblici diversi contemporaneamente, sì, e riesce a farlo bene, perché come dicevi te Paolo, emoziona il pubblico italiano e lo fa andando a prendere quelle cose che sono nel DNA degli italiani. Allo stesso tempo propone immagini per le quali gli americani impazziscono, perché appunto quell'esotico, come dicevi te, italiano è qualcosa... Che... Però scusami Ale, qua in commento, allora, nei commenti dicono che in America non è stato molto apprezzato il film, perché ovviamente gli americani e Napoli... perché ovviamente per gli americani Napoli è solo mafia, dice Cioè. Infatti Gomorra va un botto. Intanto rispondo a Jacotub, ho una RX 580 da 8 giga limited edition. Ma andiamo avanti. Poi c'è un dissing, ma spero per non per Paolo della nostra live. E poi sono io per questa sera. Spero Paolo sono... No, vabbè, comunque ragazzi, dicevo, sono d'accordo, perché comunque è un film che se non ti trovi in un contesto, la quale può essere, secondo me, già da una persona che non è parte europeo, della Campania, la vive in maniera diversa il film, in base a come l'abbiamo vissuto chi non è campano e quindi all'estero, insomma, avrà vissuto ancora meno emozioni, insomma, come ha detto, credo, Ale. Pare, non sbagliare. Non so, secondo me, cioè, è vero tutto quello che dite, però cioè, prima di essere un film con un contesto e tutto, c'è anche la storia di un uomo, è una cosa autobiografica, esatto. Secondo me, e questa è una cosa che fa presa su tutto. Perché c'è il cuore del regista. Ma la scelta di portare la propria vita agli Oscar, non lo so, cioè, vabbè, ma quello... Belfast non ha fatto, non ha spopolato dal punto di vista, ed è un peccato, mannaggia. A me è piaciuto un sacco Belfast, anche a me, veramente bello. Però Belfast ha vinto, mi pare, miglior film originale, non vorrei... Sì, miglior sceneggiatore originale ha vinto. Però quando, quando secondo me buona consolazione alla fine, ma il premio miglior regia secondo me se lo meritava tutto, perché ha fatto una roba che è incredibile, ha usato uno stile di regia che è neorealista praticamente, inquadrature fisse, mai spesso campo contro campo, cioè, e non è riuscito a novare nonostante questo, cioè, quindi tanto di cappello, è diventato quasi un film pop nonostante annoiasse, quindi, cioè nonostante avesse una regia che non era sicuramente dinamica, quindi ho capito, che schifo dice, sta parlando del potere del cane, se non sbaglio, no di Belfast. Che schifo dice, no, in realtà... ah, okay. Sì, Belfast questo. Okay, okay. Tornando insomma al discorso di prima, sai che schifo dice, in realtà è interessante portare la propria storia nei film, basti pensare ai capolavori di Polanski. Certo. Cioè, può essere un'arma a doppio taglio, secondo me. Perché, sì. Cioè, dal mio punto di vista, ok, hai una storia comunque commovente, insomma, come nel film di Sorrentino, ok, però tutto il contorno, insomma, di come Napoli viveva quegli anni con Maradona, l'euforia, insomma, generale. Secondo me, in un che sia in America o comunque fuori dal contesto europeo, secondo me anche non rende, secondo me questo l'ha fatto perdere. Cocomero ci accusa, ci ammonisce, sì, insomma, ti rimprovera che non facciamo intervenire Tommaso, non lo facciamo esprimere. Ma no, ma dai, Tommy, dì la tua. Fa, dai.
Allora, su Sorrentino in realtà stavo zitto perché non l'ho visto, sono sincero. Ho visto praticamente una scena molto imbarazzante, forse non dico quale, appunto perché potrebbero buttare con la signora anziana. La duchessa, esatto. E tra l'altro la stava guardando mia madre, cioè stava lavorando, sono entrato dentro, ho visto sta scena, ho richiuso subito la porta, quindi... Legno Mastello, Paolo. Sei passato a Pornhub. Più facile da spiegare. No, Ale, devi condividere un meme, aspetta. Vai, non aspettavo altro, manda tutto. Qualcuno dice il grande. Esatto, sì, abbastanza. Quindi... Ma invece per quanto riguarda il film che ha vinto, perché personalmente io... Coda. Io l'avevo visto al telegiornale, tutta una presentazione, avevano fatto un elogio e un quarto d'ora che riprendeva il film francese, hanno fatto vedere anche degli spezzoni, eccetera. E secondo me è veramente carino che abbia vinto un film in cui ci sono sordomuti. Sicuramente si è voluto puntare molto su quello, chiaramente, perché... Sì. Però è un bel esempio di inclusività. Ma allora, anche c'era un film... Cioè, ma del fatto, secondo me... Diciamo... Sì, esatto, brava. Ecco, più bello. Mi volevo collegare a quello qua. Il fatto appunto, cioè l'impronta, credo che sia voluta, insomma, da parte del regista, che insomma, il fatto che parte comunque che sia un attore regista teatrale, insomma, che insomma, successo quello successo, insomma, è rimasto vedovo, eccetera. L'impronta del film, secondo me, è molto teatrale, insomma. Perché appunto cioè, si parla appunto di un film che si svolge appunto all'interno di all'interno, insomma della macchina, cioè, quindi comunque penso che credo che sia voluto effettivamente. Ma questo la scelta Drive My Car, questo? Drive My Car, sì. Ah, ok, non l'avevo capito. Ah, io ero rimasto a... Coda. Anch'io ero rimasto a Coda. No. No, Drive My Car stavo parlando di Drive My Car. Bene, master. Ma l'hai inviato, Alia? Questa è per Tommaso. Forse non fa molto ridere, però non so. Ma guarda un po' che bel tavolo che abbiamo qua. Ennio Mastello. Comunque ha vinto un film per i non bianchi ed uno per i non udenti. Per cosa non lo so. Perfetto per gli Oscar. Io per Coda mi trovo, non lo so, in una via di mezzo, perché sì, sicuramente non è il film migliore tra quelli che erano candidati, avesse vinto qualcos'altro. Però allo stesso tempo gli Oscar alla fine sono sempre stati così, cioè non è tanto un premio miglior film, un premio tecnico, eccetera, ma è più un modo per portare al grande pubblico un certo messaggio. Anche perché se no Kubrick ne avrebbe vinto almeno uno di Oscar in tutta la sua carriera, quindi... Cioè, e qua il messaggio è fate bene a non seguirci più. Sì, ma quella vabbè. Ma quello per il cringe di tutta la cerimonia in generale, eh? No, Paolo. Ragazzi. Abbiamo visto delle cose che voi umani... No, che poi tra l'altro mi hanno detto in pratica che alcuni premi sono stati tagliati, sono stati messi tipo in differita e poi montati. Sì, esatto, ben 8 premi. Ma poi facevano questa cosa che ci ha fatto molto ridere, mio Paolo, mettevano gli anniversari tipo 28esimo anniversario, cioè tipo 30, 20 anni, 28esimo anniversario. Sembrava un po' tipo mi mettiamo tutto quello che è. Qualsiasi cosa faccia anniversario quest'anno la mettiamo lì. Ma sono disperato. Guarda, è grafica. Appunto, esatto. Chi è che l'ha messo questo bravo? Esatto. Io, baby. Esatto, stavo però arriva il 2018. Secondo te? Arriva il 2018. Ah, Ale. Vabbè, ma meglio così perché dopo è anche peggio. 15.4 milioni. Ha fatto 15.4 milioni. Ma stanno facendo di tutto quest'anno. L'anno scorso sotto i 10. Scherzo, ha fatto pietà, ragazzi, per carità. Ha fatto 56% in più dell'anno scorso. L'anno scorso ha fatto meno di quanto?
7, meno di 7 milioni. Ah, no, qua i commenti dicono: ma la gag di una presentatrice che scende come Spider-Man, sì, ragazzi, quella era veramente di cosa stiamo parlando? Ragazzi, terrificante. Grazie al K28, grazie. Ale, se riesci a trovarla, per favore, perché io non... Vai, sto andando. No, allora, diciamo che l'anno scorso non c'erano i presentatori. Edizione 2021 non c'erano i presentatori. L'anno scorso è tutto sbagliato, Paolo. No, l'anno scorso pessimo anche la scelta di fare l'attore protagonista alla fine. Tutto sbagliato. Quella di merda di Anthony Hopkins. Cosa posso cercare? Il postumo. Cerca! Compianto. Quest'anno hanno reintrodotto i presentatori che erano Gag di una presentatrice erano, che scende come Spider-Man. Regina Hall e altre due attrici, due comiche. Il problema è che non facevano ridere, cioè sostanzialmente non facevano ridere. E questa cosa è un po' grave perché hanno fatto un sacco di sketch, tipo quella terribile che è dei tamponi per rubare, per chiedere l'appuntamento ai fighi, ai single, delle cose orribili. Diciamo sta diventando quasi Sanremo. Bravo. Il tipo di vergogna che si provava a vedere gli Oscar era quello che ho provato a vedere. Però Sanremo almeno c'è del trash che intrattiene. Sanremo è più giustificabile perché è sempre stato così sostanzialmente. Sì. La cosa più carina, lo sketch più carino invece l'hanno fatto, cioè davvero carino, l'hanno fatto già un'altra volta Uma Thurman e Samuel Jackson. Questa è una cosa carina, dai. Sì. Che hanno fatto, cioè hanno aperto la valigetta di Pulp Fiction che di 28 anni a caso. Marica, intanto cercano di approcciarti in chat. Jacopo, tu cosa dicono? Aspetta, Marica, la faccio. Ma e quindi no, comunque sono d'accordo. Questo poster. Ma parlando di roba bellina, invece gli Oscar tecnici a Dune, cosa? Che già prima avevo capito un pochino di fomenti, cioè di attrito, ecco. Esatto. Alessio, vai. Io sono abbastanza contento. Scusate, io stavo ancora cercando il video della presentatrice che entra come Spider-Man, non trovo niente però. Intanto ne vogliamo parlare forse ci sarà Zaleski. Provo a cercarlo al messaggino con il falso minuto di silenzio. No, comunque io per Dune la prima cosa che ho detto uscendo dalla sala è: questo è un film per i feticisti degli effetti speciali. Ha vinto tutto quello che doveva vincere. Vabbè. C'è un sonoro incredibile. Non è che era un film che aveva bisogno di effetti speciali per essere fatto, creato. No, non è un film che aveva bisogno di effetti speciali? No, no, dico io, pongo la domanda a te che sei dall'altra parte della stanza e ti chiedo se non è che era un film che aveva bisogno di effetti speciali fatti da Cristo. Però vabbè, tutta una situazione. Aveva bisogno. Sto cercando anch'io. Ora mi metto anch'io. Però insomma, effettivamente la cosa più fruttuosa è il nome della comica che era quella bionda e poi scrivere il nome della comica Spider-Man. Quindi, chi era? Così. Aspetta. E poi a proposito di Spider-Man, a proposito di Spider-Man, ma che ci faceva nella candidatura lì a migliori effetti speciali, No Way Home? Per carità. Amy Schumer, credo. Amy Schumer, sì. Allora, penso che No Way Home, a livello di effetti speciali... No, mannaggia. Solo le scene, insomma, di quando Spider-Man andava, insomma, all'inizio del film, con MJ, che effettivamente era un green screen fatto molto, molto, molto male. Cioè, solo per quello, insomma... meriti di essere sputato nell'occhio, insomma, se mi candidi col film come migliori effetti speciali. Dune merita. Dune è stato pompato. È proprio brutto tecnicamente. Sì, gli Avengers, cioè i film della Marvel sono spessissimo molto molto finti. Vabbè. Però boh, Eternals in realtà l'ho trovato abbastanza poco irrealistico, diciamo. Non l'ho visto. No, però lì gli effetti speciali... Ah sì, a questo momento qui, bravo Ale. Oddio santo. Ecco. Ragazzi.
Ma di cosa stiamo parlando? Andrew Garfield è incredibile. Quel momento lì è proprio disagissimo. Cosa fa? Fa la rana. E le altre vestite da King Richard, tra l'altro. Una da King Richard, l'altra da gli occhi di Tammy Faye. Terribile. Oh mio Dio. Terribile, veramente. Ma cose. Cose, per carità. Ma pensa a vedere in diretta, cioè... Un bel diretto da Carlo Valentino. Sembra uno di quei costumi dei criminali fatti male, quelli tarocchi. Se avete presente. Sì, quelli comprati, compri per carnevale. Esatto. Momento donna. Coccone. Un circo praticamente, a quanto pare sì. Dai, ma Ale, perché non ti è piaciuto Dune? Basta. Adesso dire che non mi sia piaciuto, no, assolutamente no. L'entusiasmo è comprensibile, mettiamola così, come direbbe Paolo. È sicuramente interessante. Allora, no, io rifletto su questa cosa. Voi spesso avete questa critica qua per i film, come per esempio per Jojo Rabbit. Troppo retorico. Io Dune l'ho trovato troppo Jojo retorico. Jojo Rabbit è inguardabile. Jojo Rabbit sarà inguardabile. Grande Marica, bravo. No, non devi. Se non ne trovo qualcuno che. Dune è troppo retorico. Sotto quale punto di vista? Jojo Rabbit è retorico dal punto di vista. Ma infatti, storico dal punto di vista. Cosa intendi con retorico? Infatti, perché sembra che i dialoghi di Scarlett Johansson sembrano scritti da Francesco Sole, sostanzialmente. Ma no. Anche il dialogo di Dune padre e figlio abbastanza alla Star Wars malone. Allora, no, ma Dune è un altro livello, qualcosa di, cioè, ha tipo un'epicità che non lo so, è un film antropomorfe che infatti è tutta una cosa costruita molto bene anche attorno agli effetti speciali, momento vero, però... momento epico, momento esprima retorico, infatti quello che volevo capire, momento come si chiama, retorico, come Belfast, gli elicotteri, che bestie erano, i vermi della sabbia, i vermi della sabbia, dicevo prima, un momento epico assolutamente bellissimo, caspita, belli i vermi della sabbia. Poi, come dicevo l'altra sera, sono 2 ore di primi piani su questi volti perfetti. Io voglio sapere che crema utilizzano, voglio sapere la loro crema routine, perché devono utilizzare qualcosa in mezzo del deserto, poi. Cioè, in mezzo del deserto. Allora, è la crema che usi te, probabilmente. Infatti, magari, ma magari. Allora, cosa stai dicendo? È bellissimo perché chiaramente poi ogni volta che vado a leggere i commenti trovo la gente che riesce a giustificare qualsiasi cosa. Questi volti che in mezzo al deserto non hanno neanche una goccia di saliva, di sudore. Allora c'è chi dice, perché c'è la tuta che riesce a raccogliere ogni singola goccia. Poi se no, cos'è che dicono? C'è un'aria che fa sì che la pelle non sudi su quel pianeta. È un film intoccabile, che è piaciuto. Diciamo che è il classico film quasi alla Spielberg. O la Nolan, che non si possono toccare. No, dico che effettivamente uno di quei generi che non si possono toccare e criticare. Perché nei film di Nolan ci vengono giustificati i buchi di trama con su questo genere, insomma. Ma io sono, sarà che sono un cuore di panna, però se c'è un messaggio bello, comunque ci sono delle emozioni interessanti che un film ti può riscaturire, dei buchi trama della logica, chi se ne frega. Cioè, ma poi c'è anche un incesto in Dune. Come un incesto? Rapporto madre e figlio è piuttosto incestuoso, da momenti di disagio. Un gioco di sguardi un pochino, in effetti, che ammicca abbastanza. No, però c'è da dire insomma... La colonna sonora, raga, scusami, sì, incredibile. A me è piaciuta un po' la colonna sonora. Ecco, sì. Momento promozionale. Sono arrivato a metà libro io ed è tanta roba, veramente tanta roba. Io devo iniziare ancora. Okay. Però bello. Sì, veramente tanto. No, ma sì, diciamo che tutti i difetti di Dune, che poi non lo so se sono proprio difetti, perché alla fine rimane sempre un film introduttivo, quindi molte cose ancora bisogna vederle. No, esatto, è che esatto.
c'è veramente tanta freddezza, cioè non riesci molto a empatizzare con i personaggi, a parte Jason Momoa che vabbè è diversissimo tra l'altro rispetto al libro, mettono qualche battuta in bocca per fartelo empatizzare un pochino di più, ma Jason però, Momoa per il resto attore sopravvalutato, sottovalutato o giustamente valutato? Io direi che troppo mediocre, nella media, secondo me nella media. Secondo me è nella media. Non so. Io dico sopra. E invece parliamo di un altro attore in Dune. Non lo so. Di cosa ne pensate del intoccabile Lord Timothy Chalamet? Comunque meglio di Tom Holland. Comunque meglio di Tom Holland. Questo cioè, non so. Tom Holland non lo sopporto più. Io Tom Holland e Timothy Chalamet sì, sono sempre a fare paragone, ma invertendoli per quanto riguarda le opinioni che ho su di loro. Secondo me Timothy Chalamet è un ottimo attore, ma è una persona di merda nella vita reale. No. Non lo so, mi sta un botto sul cazzo. Vabbè. Saluto a Timothy Chalamet che ci segue sempre. Bacioni. Invece Tom Holland secondo me è il contrario, è un attore un pochino più nella media, però ci farei un botto amicizia, cioè a pranzo con Tom Holland anche esatto, porta simpatia, invece Timothy Chalamet ma mi porta simpatia Tom Holland, mentre Chalamet mi porta proprio di quel ragazzo che se la tira, no, se è un po' il fitto, un po' snobbino, vuole andare a pranzo con Tom Holland o con Timothy? Come? Sì, Chalamet per le bimbe, voglio sapere se il nostro pubblico con chi andrebbe a pranzo. Ah, okay. L'importante è anche l'Oscar Dance Sondaggio. Secondo Oscar è 95 per il Rione. Sì. Solo vero. Che qui l'ha vinto per degli ululati sostanzialmente. Magari paga anche lui il pranzo. Ma quanto casato? Credo il combattimento con gli ululati, il combattimento finale. Boh, a me sembravano erano catartici, non lo so. Marca sta spopolando comunque nel combattimento tra Timothy e... sì, nella parte finale che c'erano le urla che erano catartiche comunque, cioè è la rinascita di una persona, una nuova consapevolezza, una nuova personalità. Duello finale dici? Esatto, quando si alza e capisce di essere il messia, quindi boh. A me ha fatto impazzire la colonna sonora. No, tanta roba. Ma anche la fotografia, insomma, non c'è nulla da criticare. Sì, ma... Diciamo che... Al momento in cui si vede Las Spezia... Veramente, ragazzi... ecco, chi è quello... che ha detto durante gli Oscar mi ci vorrebbe un po' di spezia? No, chi è che ha detto? L'hai detto tu, Ale, mentre... Sei una cazzata. È una cazzata, l'ho detta io. Hai detto tu, vero, c'è scritto nel gruppo. In effetti, secondo però, me... Però, dalla candidatura di Dune... Ah, parla tu. Ah, no. No, dicevo che perché c'è il discorso che poi... Un difettino di Dune è che la spezia effettivamente si capisce molto poco a cosa serva davvero. Che è una cosa invece che nei libri... Carburante. Esatto. Però non... cioè, ti dicono solo che è un carburante. Ma non in che tipo, senso? Perché... tipo il gas russo, da cazzo. Però ti dicono anche che è una droga, perché praticamente uno, cioè praticamente il mondo di Dune è basato su un mondo distopico nel futuro, la tecnologia non fa più parte della vita dell'uomo e quindi tutti i macchinari si muovono con la forza del pensiero, in poche parole. E quindi la spezia è una sorta di carburante umano, qualcosa che suscita un potere per far muovere le macchine, eccetera. Infatti c'è un passaggio nel film dove c'è questo tizio a cui si rivoltano gli occhi all'indietro e uno non capisce effettivamente bene cosa... E quello effettivamente forse, sì. Per quanto ci sono un sacco di dialoghi, qualcosina in più, io non l'avrei disdegnata. Non ci sono un sacco di dialoghi. Cioè, secondo me è il punto che il film cerca di fare tutto quello, cioè di creare il mondo. No, per me non è un difetto. Le immagini, ed è molto difficile, è abbastanza raro trovarlo. Sì, quello sì. Un film blockbuster. Ma parliamo degli altri. La vera domanda è... Non abbiamo detto neanche chi è il regista di Dune. Denis Villeneuve. Sì, tra l'altro un'agenzia ha battuto questa notte, la scorsa notte, la vittoria di Coda, attribuendolo a Denis Villeneuve. Un'agenzia italiana, cui non diremo il nome. Ha vinto Coda per la regia di Denis Villeneuve. Ok. Greve. So che voglio fare il pettegolo, ma in chat privata lo puoi scrivere. Non lo so, magari non lo diciamo, però è una tipo ansa, ma non ansa. Ah, ok.
Però la vera domanda, secondo me, è direttore, cosa ci faceva Gunther e i candidati come miglior film? Come scusa? Cosa ci faceva Gunther e i candidati come miglior film? Noi non se lo meritava la candidatura. Ecco, si parte con altri tipi di domande. Paolo, una domanda per te in chat. La mia risposta è non comment, è una citazione a un film italiano di un paio di anni fa, però se non lo conoscete, cazzi vostri. Ma c'era anche Don't Look Up. Ecco ragazzi, qua volevo arrivare. Don't Look Up. Ma c'era anche Coda. Soprattutto non c'era The Last Duel. Lanciamo la bomba. 4 maggio. Meno male. The Last Duel. Ma come? È scatenato questa sera. Un film incredibile. No, non bestemmio, non ho detto nulla. Don't Look Up. Che cazzo sta succedendo? Non l'ho detto. No, dai. Però, diciamo, Don't Look Up, cosa ne pensate? Pareri discordanti, ho trovato. The Last Duel era... sono tre film lì dentro. Due sono come si facevano un film una volta, e ora è come si fa un film adesso, cioè, di schifo. Ma no... Paolo, no. Qua ti accusano in chat, comunque. Paolo out. Mi mandate, ragazzi, così vado a mangiare la pasta ai fagioli. Cheat. In questa live ho detto più volte ma no in tutta la mia vita, penso. Ma vabbè, allora, siamo ragazzi, dicevamo, andiamo avanti. Miglior regista Jane Campion. Adesso un'altra faida, andiamo. Qua Marika, insomma, quando ho capito, no, un po' commentata. Sì, zero. No, allora effettivamente io la regia, cioè, non ho le competenze per giudicarla davvero. Il film in generale non mi è piaciuto per niente, perché Cumberbatch che si incazza con tutti, anche con le pietre, che rompe veramente l'anima a questa povera Kirsten Dunst, che è veramente, cioè, boh, anche lei è una pesantezza infinita, continua a stare il piano. E non mi è piaciuto per niente, secondo me sono tutti un po' delle macchiette, e quello che, cioè, a me sta bene, come ho detto anche venerdì, che Cumberbatch sia incazzato, represso, tutto quello che vuoi, ma secondo me non è molto bravo Cumberbatch, sono delle macchiette, un po' tutti appiccicati lì, e quello che prova dentro è troppo traboccante, troppo costruito, non lo so, non mi è piaciuto, mi ha annoiato, anzi, cioè, ridevo, mi annoiava e mi divertiva in realtà, perché non so, lo trovo un po' poi a me il ragazzino, dai, veramente inquietante. Ma a me è piaciuto tanto quello, l'effetto un po' di tensione che mette addosso, che mettono addosso alcune scene. Io ero proprio in tensione quando c'era lui che la osservava, lui che fischiava, e quindi secondo me rendeva un sacco. O anche l'atteggiamento del ragazzino era inquietante, cioè con quel coniglio, sì. Con quegli altri animali. E secondo me... Sì, ma era voluto. Il premio regia l'ha vinto per i paesaggi e per magari questo effetto tensione, così. Però diciamo che era un film di paesaggi. Poi sì, c'era una storia, però... Senza i paesaggi, il contesto, le case, gli animali, quando si muovono tutti insieme, cioè, come storia era un po' fine a se stessa, ecco. Non è che mi ha fatto riflettere su qualcosa in particolare o mi ha lasciato, non lo so, un po' fine a se stessa. Comunque, io voglio capire anche che cosa. Sul potere del cane, al di là di tutto, io vorrei esprimere le condoglianze al CEO e ai responsabili del marketing di Netflix, per l'ennesima volta hanno fallito la loro missione, pagata a son di milioni di dollari, più di mezzo miliardo di dollari in campagna per tutti i film di Netflix candidati agli Oscar, e si sono fatti fregare da Apple Studios, che sono diventati i primi streamer. È vero, cioè, il primo è vero. Streamer a vincere un milione. Giusto. E sul potere del cane, statistica inutile, me lo chiedevo, poi sono andato a controllare, è il primo film dal 1968 dopo Mike Nichols per il laureato che vince solo miglior regia,
senza prendersi nessun altro premio. Basta, questa è inutile, finita. Meno male. No, io voglio sentire Tommaso, perché ti è piaciuto? Ma oddio. Allora, forse, oddio, sono d'accordo con Rebecca in realtà. Cioè, alla fine prima si stava parlando forse più di regia che altro. O a me come sono state fotografate come sono stati fotografati i paesaggi ha colpito veramente tanto. Ma forse anche il rapporto tra loro due, che è un rapporto che te lo spacciano in un modo e poi piano piano finisce in un altro. Cioè, ti fanno intendere una roba che è abbastanza... piuttosto inquietante. Poi vabbè, il potere del cane, perché è tutto basato su un gioco di sopravvivenza tra i personaggi. Sì. Cane mangia cane, quindi riesce a sopravvivere chi è più furbo, e la cosa interessante forse è che alla fine più furbo è il personaggio che meno ti aspetteresti, che è quello più furbo, in certo senso. Perché appunto c'è Benedict Cumberbatch che per tutto il film se la mena, che è quello lì che è migliore a cavalcare, tu sei un, Sigma po', cioè, sei un ragazzino, non sei buono a niente, eh? E invece poi alla fine là. Non lo so, a me come sono stati caratterizzati i personaggi, boh, è piaciuto veramente tanto. Quello, cioè, hanno tutti un arco narrativo molto interessante. Poi c'è quella scena finale là con il sorriso fatto da un certo personaggio davanti alla finestra che assiste a una certa scena che mi ha fatto spingere a rivedere il film di nuovo per sotto quella chiave di lettura, diciamo. Io sì, tuttavia... voglio rivederlo. Ma io c'ero arrivata subito. Altre persone con cui l'ho visto non capivano. Io quando ho visto che lui tagliava già... posso parlare? Rebecca, non spoiler, Rebecca, non spoiler. Esatto, cerchiamo di... magari... Chi se ne frega di questi che ti stanno seguendo? Mannaggia. Però... Intanto, Paolo, dopo questa fase abbiamo preso due visitatori, insomma, due spettatori. Revi, guarda che... Meno male che Tommaso c'è, Tommaso, idolo delle... Le bimbe di Tommaso. Sono diventato Silvio, dai. Comunque... No, io dicevo, spoiler potremmo farli, comunque, cioè, sti cazzi. Stiamo parlando... Vabbè, sì. Dei miglior film. Sì, magari magari non in maniera proprio esplicita. No, facciamo così. Chi non vuole sentire spoiler del potere del cane, muta la live in questo momento, poi appena togliamo l'immagine. Ok, 3, 2, 1. Vai, via, spoiler. Ok. Allora, il protagonista è Norman Bates. Spoiler assoluto, perché, vabbè, secondo me, questo rapporto morboso con la madre, un pochino me l'ha ricordato, non lo so. Sì, ma okay. Poi anche il fatto che il padre sia morto e che quindi lui non riesce chiaramente a fidarsi di figure maschili che gravitano intorno a sua madre, e che quindi fa fuori non solo Cosoli, Benedict, però quel sorrisino lì mi fa presagire anche che voglia uccidere anche Harry, si chiamava? No. Il fratello? No, Harry era quell'altro antico. Come si chiamava? Il marito di sua madre. Sì, il fratello di... sì. Quel sorrisino, no? Quando loro si baciano, dici... George. È il prossimo. Jesse Plymouth. E poi anche la ripresa, tipo il mezzo paragone con la Bibbia, la religione, quando lui cita chiaramente il pezzo lì. Ezechiele. Non 25-17, però... No, ma quello è un altro film. Beh, quello è un altro livello. Era particolare, però... Sì, no, che dice... queste cose che dite sono un po' buttate in mezzo al film, così non lo so, non le ho percepite per niente. Non ho empatizzato con i personaggi, mi sembrano tutti abbastanza piatti, non lo so. No, è un film tutte molto freddo, possibili... sì. Ma è proprio quello forse che a me è piaciuto, quel senso di disorientamento nei confronti dei personaggi. Che... sì, sì. Che c'è quest'ago della bilancia che non si ferma mai, cioè... cala prima da una parte, poi dall'altra, poi appena entra qualcun altro in gioco ti fa cambiare l'opinione su qualcun altro. Comunque vorrei... Io non riuscivo a prendere sul serio i tormenti interiori di Cumberbatch, cioè Bronco Harry... Cazzo, ma è disturbato male, dai. Sì. Vabbè, sì. Bronco Harry... È un omosessuale, cioè, reverso. Viene ripetuto... Sì, no, però ecco, trova... cioè, non è quello il problema, il problema è secondo me come lo rendono, non lo so.
E quando trova tipo nella foresta, quando trova di, come si dice, tutte le foto, le cose di Humphrey, è lì secondo me anche la svolta. Sì, sì. Ah, ok, sì. Che trova le foto degli uomini e vede tutte le cose, poi quell'altro sì, chiaramente sì, conferma, diciamo, della loro relazione. Fa il 2 più 2 finale. Sì, ma anche quando Benedict... Ah no, vai, finisci. No, anche quando Benedict gli racconta di quell'aneddoto con Bronco Harry, gli ha salvato la vita, e come gli ha salvato la vita, qualcosina lascia intendere, diciamo. Bronco. Vai, dicevi, Bronco Marika. Marika, miglior film generale. Miglior film preferito in generale. Allora, in generale. Io ho visto Drive My Car poche ore prima di fare la diretta di venerdì. Ma secondo me ti chiedo in generale, Marika. Sì, proprio in generale, non degli Oscar. No, credo di sì. Ah, proprio in generale. The Truman Show, perché c'ho un pezzo di sceneggiatura lì. E poi, in generale, cose di Xavier Dolan. Non lo so. Oddio, scusa, mi sono perso. Truman Show e poi... No, ma infatti... È difficile. Poi, sì. Vabbè, mi piace molto Xavier Dolan come regista. Li ho visti tutti. Abbiamo parlato l'altra sera, mi hanno fatto vedere dei trailer molto incuriosito. Xavier Dolan. Cioè, Michele, no, se ci stai aspettando. Me l'hanno parlato benissimo di Xavier Dolan, però ancora non ho visto niente. A parte Vita e... come si chiama? Aspetta, Vita... Paolo, aiutami, tu ti ricordi il titolo? The Life and Death of John F. Donovan. Quello è terrificante, ah, tutti gli altri. Ok, quello con Jon Snow, praticamente. Esatto, sì. Ok. Miglior attore. Miglior attore. Ah, anche questa è una bella categoria. E qui, diciamo che... Will Smith, ma che stai a fa? Grazie Carlo. No, ma, boh, ma là secondo me non lo so, è stata una roba surreale da ambo parti. Cioè, uno perché Chris Rock cerca di fare Ricky Gervais, ma non ce la fa, perché fa una battuta, ma cioè arriva quasi, non ce la fa, anche perché viene preso a schiaffi poi. Esatto. E poi vabbè, Will Smith, vabbè, che sale, risolve le cose come un cavernicolo, proprio non me l'aspettavo, sinceramente. Sinceramente non me l'aspettavo. Nessuno c'è. Da lui più che altro, insomma, perché comunque... E poi Giacotube dice, in effetti, Andrew, amore mio, anche lui, sì, se lo meritava abbastanza. Ah, lui bravo, sì, per TikTok. Sì, sì, bellissimo. Io purtroppo non l'ho visto perché ho una refunzione contro i musical, quindi... Musical. Allora devi guardare Cyrano, che ti guarirà questa cosa. Per carità, questa Marika. Malattia, Marika, puoi anche dirlo, questa malattia. Malattia. No, ma anch'io in generale sono neurofisiologico. Dopo le prime tre canzoni... Sì, ma... Però Cyrano... Però, secondo me... Allora, Will Smith, no, il film non l'ho visto, quindi non so se qualcuno l'ha visto, sa se è meritato o meno. Esatto. Ma l'ha visto... Però... Il Razzie Award. Ah, Rebecca l'ha visto. Piaciuto? A me piaceva già la storia, cioè ero già appassionata delle Williams, e quindi cioè, è come andare adesso a vedere Spencer, che sono già appassionata della storia di Diana, quindi sicuramente fa. Secondo me in questo film è stato molto bravo, sono state più brave le due ragazze in questo film, secondo me, rispetto a lui, che mi è piaciuto molto di più in altri film, però nel complesso sì, bello. Raccontava tutto il pre, io sono andata là pensando di vedere la solita cosa di loro che poi fanno carriera, c'è lo stacco dopo tot anni, loro che vincono Wimbledon eccetera. Invece si concentrava molto sulla prima parte di loro che venivano proprio dal ghetto e di questa situazione un po' squallida da cui loro poi sono riuscite ad uscire, e parlava anche molto, era molto a sfondo razziale, di segregazione, se ne parlava veramente tanto,
era forse, anzi, l'argomento principale, poi veniva lo sport, chiaramente, perché anche lui insisteva molto sul fatto, c'era molta la cosa che loro non erano atlete, ma rappresentavano tutto il mondo afroamericano, e tutte le ragazzine, eccetera. E era ganzo quando loro andavano in questi resort fantastici con tutti, per trovare i finanziatori. E a una certa c'è Will che mi ha fatto morire, perché lì era, secondo me, gli è proprio venuta naturale di aver detto, a una certa dice, sì, quando siamo entrati si sono tolti tutti anche il cappello, il cappuccio, facendo riferimento al Ku Klux Klan, mi ha fatto morire. Sì, ma e lui si vede proprio come subisce tutte le violenze da parte dei bianchi razzisti, senza mai esagerare, fare nulla. E poi dopo agli Oscar lo stesso attore che interpreta la parte di quello che non fa violenza si smuove. Però, cioè, secondo me, ora non avendo visto il film, quindi non so, cioè, mi fido dalle dire Rebecca su questo. No, ma però insomma, in chat dicono meritava Denzel Washington per Macbeth. Quello non l'ho visto. Me lo son perso. Però secondo me anche Benedict Cumberbatch. Meritava. Secondo me è uscito un po' sconfitto. Visto che in Grecia e comunque c'è ragione il 78. No. Sì, assolutamente. Per cos'altro viene nominato? Allora, sicuramente per la ricerca della felicità, no? Sì per Ali. Tra l'altro volevo fare un'analisi pugilistica del colpo ai danni di Chris durante lo schiaffo. Da notare come viene portato in alto il pugno sinistro che va a coprire il lato sinistro. Ma te la stai riguardando? Sì, me la sono riguardata bene in slow motion. E come la spalla destra va in avanti portando dietro la spalla sinistra, mettendosi completamente di sponda. Qui c'è della tecnica pugilistica che è retaggio di Ali, chiaramente, del film di che anno è 2002, Ali. Pep Meister scrive, vogliamo parlare del discorso di permeazione dove cerca di giustificare lo schiaffo mischiando personaggio del film con la sua persona vera e propria, vergognoso. In effetti, io difendo la mia famiglia. A botte, proprio, vabbè. Allora, boh, non so. Allora, ma quindi è più tossica la reazione di Will o la battuta di Chris? Bravo. Sondaggio. In chat. Sondaggio. Secondo me la chat. La chat. Voi cosa dite? Secondo voi? Per me è un 50-50 alla fine, come dicevo prima. Per me la reazione è tutta la vita. Per me è peggio. Ma, sì, allora la violenza non è giustificata mai. Poi ho letto, non so, su Instagram da qualche parte, qualcuno che insomma sosteneva che ha sbagliato Will Smith perché non ha fatto tipo, insomma, facendo parole, che la moglie si comporta da uomo alfa, perché la moglie si poteva difendere da sola, in modo rispondendo dopo, invece lui doveva dimostrare che lui è l'uomo, il capo famiglia, tutto insomma, questo discorso così, insomma, si criticava Will Smith. Grazie Coco. Poi c'è chi dice, no, ha fatto bene perché, insomma, Chris Rock ha detto quello che ha detto. Però, insomma, dal mio punto di vista, la violenza non è mai giustificata, quindi... Ma poteva dire qualcosa e gli avrebbe fatto fare anche una figura peggiore, no? Assolutamente, sì. Esatto. Cioè, un po', cioè, ho paura che Will Smith, dopo questa cavolata, un po' la sua carriera prenda una brutta piega, perché sappiamo che l'Academy è un po' una mafia, quindi, non so... Ma io credo che anche il momento dell'Oscar ruoti intorno al dramma e a un po' di gossip, come in generale tutto, no? Sì, a livello di immagine magari è un po' di danno. Cioè, No, Jacob Tube! No, santo cielo, no. Ci dissociamo tutti, completamente. Sì, scherzo, Smart Twitch. Comunque Chris Rock, successivamente ha dichiarato... La battuta è normalissima.
ha dichiarato che non era al corrente della malattia. Questa mi sembra una parata di culo. Allora, secondo me, ragazzi, io dal mio punto di vista, io dico che secondo me c'era già artrite, insomma, tra i due, perché non è che uno dalla minima cosa impazzisce, se ne va a prendere a schiaffi, insomma, tu ok, puoi diciamo risentirne e tutto, non prendere bene la battuta, eccetera, però insomma la reazione è stata esagerata, quindi secondo me c'era già attrito, cioè non scorre a buon sangue tra i due. Secondo me Chris Rock sta sul cazzo a tutti, ragazzi. No, sicuramente non lo vediamo più sul palco. Il figlio di Will su Twitter è così che facciamo noi, ha scritto il chat. Bellissimo. That's how we do. Boys gonna be boys. Tra l'altro il figlio è un botto complottista, cioè tipo segregato nella sua villetta privata mentre parla dei vaccini che iniettano feti umani dentro. Davvero? Le persone. Quindi, no. Sì, no, sì, no, no, è grande. Quindi... Paolo, ormai da quando effettivamente non hai più risposto alla domanda che ti hanno fatto, Paolo, la chat ti si è rivoltata contro. Quale domanda? Quella domanda che non si possiamo ripetere. Una domanda che ha risposto no comment. Ah, i piedini. Ah, i piedini. Ma no, ma si era già rivoltata prima. Questo è un 44, 44 e mezzo. Paolo, puoi riconquistarli comunque. Sui piedini. A proposito. No, grazie, preferisco. Da comment. Da comment. Ma miglior attrice l'abbiamo fatta? No. E allora passiamo alla miglior attrice. Miglior attrice. Quindi gli occhi di Tommy Fayer, giusto? Che non ho visto. Non la so pronunciare. Scusate, ragazzi, non so pronunciare il nome dell'attrice. Si scriverebbe Jessica Chastain. Sì, Jessica Chastain. Jessica Chastain, ok. Ok, qualcuno ha visto il film? Nope. Possiamo anche non parlare di attrici, visto che... O Comero, passami il contatto. Sì, e c'è, sono d'accordo che era meglio non comment. Sì. D'accordo. C'era Nicole Kidman tra le candidate. Kristen Stewart, mi pare. Forse Penelope Cruz. Io anche solo per affetto verso Kirsten Stewart l'avrei dato a lei, anche se Spencer ancora non l'ho visto, devo essere sincero, però così le voglio bene, poverina. C'ha un passato tragicissimo con Twilight, almeno cerca un pochino di uscirne, ci prova a tutti i costi, quindi non ci riuscirà mai. Ah dai, Robert Pattinson ce l'ha fatta. Esatto. Pattinson è bravo, lui è un grande attore, secondo me. Ma anche Kristen Stewart, qualche filmetto che è interessante l'ha fatto, quindi... Si spera, tra un anno miglior attrice. Segnate la data di oggi. Comunque, a proposito dello schiaffo di Will Smith, è partita sta wave di meme, dove, insomma, la mattina, appena aperto i social... siamo stati tutti, ma la vostra reazione allora io il primo meme che ho visto è stata la mano di Will Smith, forse il più basic dei meme, e non allora capivo, non capivo, scusami, la chat. Voi cosa avete visto? Io non capivo effettivamente se fosse tipo uno sketch o insomma fosse vera come cosa, poi giusto mi sono andato a leggere e tutto, ho detto ok, che cazzo è successo. Io dopo colazione, dopo il caffè latte l'ho scoperto e allora ti ho collegato i punti. Quindi è andata sta wave di meme, le andiamo a vedere, ragazzi, perché insomma c'è qualcosa. Dunque, che YakoTube e Cocomero, io preferisco il cinema. Allora, come... ma perché non allora cinema con quello che hanno detto loro, nel senso, almeno ci facciamo, uniamo le cose, no? Tra l'altro ho visto un articolo recentemente che sostiene che ci sono sempre più peni nel cinema, sarà vero? Ora lo ricerco. E anche nelle sigle? Ma no, questa è un'altra cosa. Easter egg? Eccolo qua, un articolo del Post molto interessante. Nei film e nelle serie si vedono sempre più peni. Questo studio è importante.
ne ho visto da poco due in cui addirittura erano anche in erezione, quindi erano e non erano su Pornhub, quindi cazzo. Under the Skin. Ragazzi, voi si vede il meme. No, è black screen, censurato. Black screen. Attenzione. Censura di StreamYard. Attenzione, StreamYard. La cosa, Ale? Come? Censura per? Cioè, no, boh, che... non lo stavo mettendo io. Ah, ok, ok, sorry. Provo a fare così, insomma. Poi Alex Noob, poi Iraq chiede se abbiamo visto The Batman. Noi ne abbiamo parlato un pochino nella nostra penultima live. Intanto invito la chat a seguire tutte le dirette di Radio Eco, chiaramente, e a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, perché è gratuito. Sono certo che come se volete abbonarvi, insomma. Se volete abbonarvi, insomma, ci fa più che piacere. Oddio, cosa sta succedendo? Ora si vedono i meme. Stiamo condividendo la schermata del backstage Inception. No, okay. Infatti sì, si chiama Inception, ok. Non quindi, so perché, ma veramente mi è piaciuto The Batman, ma oppure stai su Twitter? No, li ho presi, insomma, No, sono curiosissimo al massimo vediamo se riesci. Quale? Come, Tommaso? No, sono curiosissimo del tuo parere su The Batman. Secondo me... No, lui, appunto, diceva adesso che noi ne abbiamo parlato due settimane fa ed è piaciuto a tutti, tutti e tre, sì. Molto. Ok. Sì, allora. Anche a voi, no? Sì, anche a me cioè molto in realtà. Boh, diciamo che è riuscito a unire l'estetica di Burton con il realismo di Nolan, quindi ho preso le cose che a me più piacevano, le ho unite assieme, quindi di conseguenza non ho potuto che essere contento dopo. Sì, è vero, in certe parti... Ok, ci siamo riusciti, ok, perfetto. A volte è un po' gotico come... Sì, la Villa Wayne è goticissima. La villa, sì. E anche la chiesa gotica dove si svolgono i funerali... Il sindaco? Sì, anche. Una Gotham finalmente putrida, lercia, vero. Piena di leppego. Beh, diciamo, meno male. Vero. Diretta da meno David male. Fincher. Una Gotham leppegosa, vero. Bellissima. E non una città qualsiasi come nei film di Nolan, tra l'altro. Quella lì veramente doveva essere New York, non lo so. Comunque, allora, mo penso che si debba... Si veda, insomma. Sì, allora. Ora ci siamo. Ok, perfetto, Momento meme. Momento meme. Silenzio. Me at work Monday morning. Mi stai in apri un po' the Oscars. È un po' la situazione di... Paolo e Marica, insomma. Di After... Comunque, esatto. Rinnoviamo i complimenti perché un gran coraggio. Questo, ragazzi, è bellissimo. Questo è molto bello. A me ha fatto un botto ridere. Questo è molto bello. Questo ha fatto molto ridere. Ma la musica qual è? Perché noi non sappiamo quale mettere ogni volta nelle dirette. Questa mi sembra quella. Noi usiamo Notte Fonda o qualcosa del genere. Si chiama Notte Fonda. Ok. Sì, Notte. L'altra volta cosa abbiamo messo noi? Gotham. Spazio. Sì, qualcosa del genere. No, ma Antonio con le canzoni non delude mai. No, infatti attende analisi. Se no tipo ne ho visto uno con lui che dà tipo una manata a una macchina da Formula 1 e la distrugge, cioè una roba... Ho fatto un montaggio di... Guarda con la mano sinistra come sale bene. Adesso qui siamo un paio di frame prima, quindi è ancora sul petto, però un paio di frame dopo arriva esattamente a fianco del mento, quindi 10 più per l'esecuzione. Vedi come si alza? Questa è... le reazioni sono belle, cioè The Rock. Spero, l'ho visto anch'io. Vabbè, The Rock faccia proprio... Sempre uguale. Sì, esatto, la classica faccia... Un po' diciamo come nei film.
rimasto bloccato. Il vero sorpreso. Uguale anche nella presentazione del Super Bowl. Stessa faccia. E Devon poi scioccato completamente. Sì, assolutamente. Però, insomma, ragazzi, penso che effettivamente abbia dato molta soddisfazione per come si è conclusa questa notte degli Oscar. Sì. Ma voi che avreste voluto come vincitore? Per il miglior film? Io Belfast, mi sa. Vabbè. Boh, non lo so, a me mi ha messo un'emozione quel film, non lo so, è personalissimo, poi di una delicatezza assurda e c'è una tecnica mostruosa, quindi ha unito forma e sostanza, io avrei fatto vincere quello. Poi boh, Kenneth Branagh, di recente mi sta sorprendendo anche abbastanza, pure Assassino sul Nilo, c'è un inizio che non è niente male, con il bianco e nero. E poi soprattutto Belfast non ha un bianco e nero che è paraculo, come a differenza di altri film invece che usano il bianco e nero totalmente a caso per farsi vedere fighi. Poi invece ha un suo senso del perché c'è il bianco e nero, per dare un tocco di nostalgia comunque, per creare anche la meraviglia quando c'è lui che va al cinema. Cioè, molto bello, mi è piaciuto molto. A proposito invece di... No, vai, scusa. No, diciamo che io dal primo momento sono stato team Don't Look Up, sinceramente. Ammetto che effettivamente, forse da vincitore dell'Oscar, come il miglior film. Ah, Don't Look Up, miglior film? Non ci stava, però tra i titoli, insomma, che c'era. Ma personalmente... Ma citato Licorice Pizza. E infatti avevo fatto sarà. Questa domanda proprio per... Ah, non volevo farlo io, sennò poi sono sempre il solito... Per me è Licorice Pizza, l'ho detto. È nato cult quel film. A me non è piaciuto tanto, non lo so. Ma come? Anche io non lo so. Boh, mi aspettavo molto di più. Ma... Cioè, non è un brutto film, però l'ho trovato un po' scollato, diciamo. Certe cose, come si evolvono i personaggi, mi sembra... Poi magari l'ho visto solo una volta, sicuramente lo devo rivedere, l'ho visto da poco. Però boh, io ebbi la stessa reazione con C'era una volta ad Hollywood. La stessa identica reazione. I primi giorni a seguire non mi aveva convinto, non mi era piaciuto, forse le aspettative erano troppo alte. Poi dopo, invece, rivalutato completamente. Okay. Una perla, indubbiamente. Vi auguro sia lo stesso con questo Licorice Pizza, sì. Perché tra l'altro il titolo, poi me lo sono andato a cercare, anche il titolo meraviglioso. Sì, anch'io. Licorice Pizza sì. È questo. Quindi dici che mi... Guarda, stai preparando. Eccole qua, una pizza di liquirizia. Paolo, ma la definizione di Canova durante la notte degli Oscar, cioè, perfetta, secondo me. Perfetta. Ma ricordo, però, sono stato bravo, come sempre. Gianni, nazionale. Come, sorry? Ma dico, diceva no, Marita, perché... che è bravo, bravissimo Gianni Canova a presentare Licorice Pizza. Cioè, la cosa bella che ha detto è che sono, i personaggi sono più innamorati dell'idea di amarsi che effettivamente sì, di loro stessi. Cioè, è una cosa che li muove un sacco durante il film, cioè li muove, è più bello. Sì, poi corrono continuamente perché proprio cioè, il correre rappresenta sia la gioventù sia il loro amore che è un po' di rincorrersi, è bello. Però... Poi mi piace la parentesi un po' onirica quando lui è nel negozio di materassi, c'è la ragazza che tipo glielo fa provare e sembra un trip. Ma la mia parte preferita è stata quando lui ha avuto lo sguardo in macchina per un secondo, una frazione di secondo, lui ha rivolto lo sguardo verso la macchina e mi è piaciuto perché boh, è diverso. Aspetta, quando è che guarda in macchina? Mi sono perso, mi sa. Quando è nel negozio di materassi. Non ci ho fatto c'è caso. C'è una frazione di secondo in cui lui guarda in macchina. Nightcrawler. Aspetta, allora...
No, io tipo a volte ho avuto l'impressione magari che certe cose fossero un pretesto per mettere in scena determinate cose, che ne so, la parte con Bradley Cooper, cioè mi sembrava, per quello, mi sembrava scollato tutto, però appunto ci sta che ero anch'io stanco, quello me lo metto in conto anche perché sicuramente lo devo rivedere, però mi ha dato un po' una sensazione, non lo so, di armonia. Quei personaggi lì che appaiono e di cui poi vorresti sapere di più, vedere di più per il resto del film, alla fine ti va bene così, almeno la mia sensazione è stata quella. Intanto sto leggendo, a quanto pare ci sono più sguardi in camera, non ci ho fatto caso neanche ad uno. Ho notato quello, perché c'è lui proprio che guarda dritto davanti al materassi, eccetera. Sì, anche quando sono in aereo. Poi un secondo che guarda in macchina, come dire che ha l'intuizione di fare quel business, perché lui è il classico uomo americano che vuole fare tutti i business dal nulla. Quando sono in aereo, c'è quando? Lei. Scusami Ale. No, come? Sui personaggi si era molto in aereo quando? In aereo, guarda, condivido lo schermo, c'è proprio il frame in cui lei guarda. Bravo, bravo. Ah, lei grazie, però grazie. Guarda. Sì. Scheda Chrome, eccolo qua. C'è un momento in cui guarda in camera, effettivamente. Non mi ricordo neanche cosa stanno dicendo in quel momento lì. Ah, sì. Ok. Di cosa stavano parlando? Ah, forse stavano parlando. Potrebbe citare Boris. È quando lui va a recitare. Sì. La madre non poteva accompagnarlo e quindi ok. No, si stava parlando di chi avremmo voluto come miglior film. Esatto, sì. Rebecca. Così. Io come miglior film, onestamente, di quelli lì candidati non ne ho visti tanti. Ho visto Don't Look Up, Licorice Pizza e no, Marika. Successo. Il potere del cane. Ah, ce la siamo persa. Eccomi. Non so cosa sia successo. Io ne ho visti 3 di quelli lì candidati come miglior film e quindi non posso dare una grande opinione. Però non lo so. Vabbè, fra quei 3. Non so. Tra questi 3 li corrispizza, sì. Perché Don't Look Up e Il potere del cane, anzi li corrispizza. Paolo. Anche lì con Spizza. Avevi detto The Last Duel, sinceramente. Questo amore per The Last Duel, che mi ha anticipato prima negli audio. Sì, devo vederlo, voglio vederlo. No, devo vedere. Me... Oh, ma poi Ridley Scott. Io rimando, insomma, non avendo visto, sinceramente, non avendo visto ancora il film che ha vinto, io rimango con Don't Look Up, ma più che altro per gli argomenti trattati, come vengono trattati, insomma, mi è piaciuto. Riconosco che effettivamente non è un film da miglior film, come ho detto prima. Però secondo me è troppo lungo, bello, ma troppo lungo. Assolutamente, poteva durare di meno, sì. Ma quello forse è un trend dell'epoca di oggi, cioè... A proposito, ci sono film che durano un sacco di Drive My Car. Per durare meno. Drive My Car, è il mio preferito. Quello che avresti voluto vedere vincere. Sì. Oppure in alternativa Belfast e Licorice Pizza. Io me sono perso. Quindi l'abbiamo visto io, Paul e Mari, Drive My Car. Yes. Okay. E ne abbiamo già parlato nella scorsa puntata, no? Nostra, diciamo. Palle clamorose, dice Cocomero. Sì, diciamo che lì c'è un po' le mele. È una scelta stilistica, è una scelta stilistica quella. Mi liscia un pochino, però ce ne fossero come Drive My Car, voglio dire, cazzo, palle enormi. Se ormai non dura almeno 2 ore e mezza, non sei nessuno, è vero, cioè è vero, sono d'accordo. Sì, cazzo. Ormai si è partito questo trend a prolungare le tempistiche in modo assurdo. Ma più che altro, cioè, se è un film orientale in cui i tempi sono più lenti, ha un senso. Se è un film americano occidentale coi tempi veloci, non puoi fare un film di 2 ore e mezzo. Mari, l'altra sera hai fatto un'ottima analisi sul perché i tempi siano giusti. Ce la ripropongo. Vai, veloce. Secondo me è un film... No, perché mi avevi quasi convinto per questo. Vediamo se è sto giro.
Secondo me è un film che ha il tempo della storia uguale al tempo del racconto, perché tutto è si prende sui tempi e vengono disseminate delle cose piccole, come, cioè, come se fosse un po' tipo l'effetto Hansel e Gretel, tipo, cioè, le briciole sulla trama. Cose piccole ma che ti fanno andare avanti, cioè all'inizio succede quella cosa lì importante, poi lui fa il casting per gli attori e si vede entrare quella persona lì. Ci sono delle cose che sono così finte, perché tutto poi è sul palcoscenico, ma molto reali, perché ricalcano un po' le tempistiche di una, non so, di una vita, della vita reale, e niente, poi gli dialoghi, che secondo me non sono mai stucchevoli, perché comunque vengono messi in bocca ad attori, e quindi non sono così spocchiosi, perché è l'attore che c'è la stessa essenza a dire cose di questo tipo, quindi non so, lo trovo tutto molto abile e geniale, e poi delle scene bellissime, tipo quella sulla neve e quella in teatro, oppure le sigarette dal tettuccio dell'auto, bello, basta. E questa macchina, non abbiamo detto, questa macchina. Saab Turbo 900 rossa fiammante, che chi non la vorrebbe, è iconica anche lei. Ok, me l'avete venduto, me lo vedrò stasera allora. No, è da vedere sicuramente, gran bel film. No, meno male che c'è però tutto questo ritorno del cinema orientale. Ma meno male, allora bisogna ringraziare un po' Parasite, finalmente, perché ne vale la pena, è stato sempre un po' sordina. L'anno scorso c'era candidato come miglior film? L'anno scorso? Sì, il film che regista era coreano. Come orientale c'era Minari di Lee, bravo. Però era, bello. Americano, coreano, esatto. Però comunque stiamo parlando di Parasite l'anno prima. Finalmente si sta iniziando a dare il giusto valore al cinema orientale, perché insomma ne vale la pena, sia coreano, anche giapponese. Anche inizio anni 2000 c'era stata un'ondata orientale. The Ring, sì. Vabbè, Old Boy. Sono incantato con lo zio prima, anche in America. The Grudge. La Tigre e il Dragone di Ang Lee. Poi, è vero. Dopo 20 anni c'è ripetuto Parasite, perché l'Academy riconsiderasse The Ring. Sì, va sì, un sì, po' a modo, forse. Poi tra me, cara, è diversissimo da Parasite. Ma in questo gap tra inizio 2000 e adesso c'era effettivamente qualche proposta interessante o non assolutamente. Sicuramente Dramecar è un film che forse 20 anni fa non l'avrebbero mai considerato, perché Parasite è molto occidentale. Come moltissimo. Dramecar, no? A proposito, essendo di consigliare appunto per quello che ha detto Ale, insomma, se c'è stato qualcosa di interessante, sì, in questo lasso di tempo. Ora non mi vengono. Due film, uno insomma di sempre di Bong Joon-ho, che sarebbe Memoria di un assassino, quella ne vale molto la pena secondo me, bellissimo, però era 2003, sì però non lo conosco, nell'atto di tempo Snowpiercer. Vabbè, 2003, quindi, anche se un film giapponese, non mi ricordo, forse di Kore-eda, mi pare, non vorrei sbagliarmi, credo di Kore-eda, che dovrebbe essere una questione di famiglia, circa, sì, 2015, 2016, anche quello 2017 dovrebbe essere, sì, anche quello. Però, diciamo, non da Oscar, cioè non che potesse, esatto, travalicare il miglior film straniero agli Oscar. Però insomma, il fatto del, è un genere che ti deve piacere, il cinema dell'Oriente è molto critica sociale, punta molto su quello, quindi insomma è un po' un genere che deve piacere, perché può risultare anche un po' pesante se non piace, ecco. E soprattutto c'è forse anche un fascino del grottesco che in certi casi non è per niente occidentale. Magari certe cose che hanno una certa ironia in Oriente, in Occidente sembrano surreali, appunto grottesche, quindi ci vuole anche un po' di abitudine forse per certe cose. Soprattutto, che ne so, Old Boy ad esempio, ci sono certe cose che sono stragrottesche, per quanto quel film sia stupendo. Sì,
Esatto, esatto. Beh, comunque ragazzi, credo che, insomma, abbiamo parlato di tutti i generi. Dovrebbe. Sì. Un'ora e 34. Volata. Un'ora e 34. Sì, effetto, infatti. Volata. Grazie alla chat. Un ringraziamento alla chat. Paolo, manda i saluti alla chat. Ciao ragazzi, sono stati simpaticissimi. Allora, ringrazio, insomma, i ragazzi, di quei bravi ragazzi. Scusa il gioco di parole. Grazie a voi. La disponibilità. Il primo dei tante collaborazioni, si spera. Non so, poi magari stiamo sul cazzo, non ce lo voglio dire, quindi è finita qua stasera. Ma a quanto pare non piacciamo noi alla vostra chat. È vero, parla correttamente, a quanto pare non piaccio io. No. Infatti, scusa, ma Marica, prima hai conquistato volta, anche cuori. Ale mi pare pure abbastanza amato, Paolo. Ma io poi tiro fuori quei tweet. Siamo attenti, eh. Ma comunque, allora, come? Okay. Ah, infatti, ciao Elke28. Tommaso, comunque hai promesso di lasciare Instagram alla fine. Vabbè, ma poi lo lascerò per privato. Dai. Ok. Comunque, mi raccomando, insomma, seguite anche il venerdì, ogni due settimane di venerdì, vanno in onda quei bravi ragazzi. Mi sono fissato. Infatti sì, questo è successo, abbiamo perso Ale. È morta, la videocamera, insomma. RIP, puntuale. Vabbè, si sente l'audio, però è perfetto, insomma, si sente l'audio. No, Cocomero. Basta. Seguite anche gli altri programmi di Radio Eco, che insomma mercoledì, non mi ricordo sinceramente la programmazione, però credo che domani dovrebbe andare Quattro Amici al VAR. Poi, giovedì, se tutto va bene, ci saranno i ragazzi di Serie Un Attimo, se volete situazioni memetiche, un po' più serie della nostra, perché devo ammettere che i meme che abbiamo presentato stasera erano piuttosto enormi. Da Oscar, esatto. La chat non sono piaciuta. Da Oscar, esatto. Da Oscar, quindi domani anche il gin tonico. Ah, ok. Gin tonico, esatto. Mi ricordo. E venerdì invece niente. Se non sbaglio, esatto. No, perché avete lasciato voi lo spazio libero per venerdì. Mi raccomando, seguite tutti i canali di Radio Eco, Telegram. Aspetta, il banner, Facebook, ve lo mando direttamente. Ciao, Dodogno. Ciao. Sei il mio unico fan. Insomma, ecco qua, ho tutti, insomma, i canali di Radio Eco. Mi raccomando, passate, iscrivetevi anche su Twitch. E niente, noi ci vediamo, credo, martedì prossimo. Non lo so. Vediamo cosa decideranno. Ipoteticamente martedì prossimo dovevo andare. Ok. Grazie ancora ragazzi. Grazie. Ciao. Ciao ragazzi. Anche grazie. Alla prossima. Buona serata. Grazie ancora.